L'amore pazzo di Dio per il suo popolo e la nostra infedeltà. Ruota attorno a questi due poli il cuore dell'omelia del Papa nella messa mattutina a casa Santa Marta. Un dramma che fa piangere Gesù davanti a Gerusalemme, che non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata da Dio. La fine della violenza terribile, in particolare in Siria e Iraq, dove si assiste a conflitti che nessuna motivazione può giustificare o permettere e dove i nostri fratelli cristiani e non solo sono costretti a soffrire quotidianamente. È l'auspicio del Papa nell'incontro in Vaticano col Catholicos Marge Wargios III, patriarca della Chiesa Assira dell'Oriente. Francesco ha pure pregato per la piena comunione tra cattolici e assiri, esortando a rinnovare la memoria comune dell'attività evangelizzatrice. Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto i membri del Consiglio di rappresentanza e del personale della Caritas Internationalis al termine della loro riunione istituzionale. La Chiesa esiste per evangelizzare, ma l'evangelizzazione richiede di adattarsi alle diverse situazioni, tenendo conto della vita familiare e di quella sociale, come anche della vita internazionale, con speciale attenzione alla pace, alla giustizia, allo sviluppo. È nata AGESC Form, formazione a distanza dell'associazione AGESC fatta dai genitori per tutti i genitori di scuola pubblica paritaria e statale. La piattaforma affronta 4 temi: sessualità, rete, sballo e carisma educativo e offre strumenti che vanno dalle video interviste ai libri al cinema, ai questionari di esercitazione. Gesù piange su Gerusalemme perché ricorda la storia del suo popolo. Da una parte l'amore pazzo senza misure di Dio per il suo popolo e dall'altra la sua risposta egoista, sfiduciata, adultera, idolatrica. Papa Francesco lo ha spiegato nell'omelia della messa del mattino a casa Santa Marta, commentando l'episodio riportato dal Vangelo di Luca. E Gesù si lamenta anche perché Gerusalemme non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata da Dio, dai patriarchi e dai profeti. Non ha riconosciuto le carezze di Dio. E questo non è un dramma finito con Gesù, è il dramma di tutti i giorni. Ognuno di noi può cadere nello stesso peccato del popolo di Israele, nello stesso peccato di Gerusalemme, non riconoscere il tempo nel quale siamo stati visitati. E ogni giorno il Signore ci fa la visita. Ogni giorno bussa alla nostra porta. Ma dobbiamo imparare a riconoscere questo, per non finire in quella situazione tanto dolorosa, no? Quanto più li amavo, quanto più li chiamavo, più si allontanava di me. No, io sono sicuro, le mie cose, no? Anche io vado a messa, sono sicuro. Ma tu fai tutti i giorni un esame di coscienza su questo? Oggi il Signore mi ha visitato, ho sentito qualche invito, qualche ispirazione per seguirlo più di vicino, per fare un'opera di carità, per pregare un po' di più. Non so, tante cose che il Signore ci invita ogni giorno per incontrarsi con noi. Il dono della pace per il Medio Oriente, con la fine di tanto dolore lì sperimentato e il cammino verso la piena comunione tra cristiani che il Papa desidera ardentemente proseguire. Questa la preghiera di Francesco, incontrando questa mattina il Catholicos Marge Wargios III. Prima di un momento di raccoglimento nella Cappella Redemptoris Mater del Palazzo Apostolico, il Pontefice si è soffermato in colloquio privato con il Patriarca della Chiesa Assira dell'Oriente. Quindi il pensiero è andato specialmente alla Siria e all'Iraq. Siamo costernati, ha detto il Papa, per quanto sta accadendo in quelle terre. Ogni giorno, ha osservato Francesco, vediamo cristiani che percorrono la via della croce seguendo con mitezza le orme di Gesù che con la sua croce ci ha riconciliati. Sono dei modelli che ci esortano in ogni circostanza a rimanere con il Signore, ad abbracciare la sua croce, a confidare in Lui, perché la presenza di Cristo ci invita anche nelle avversità a non stancarci di vivere il suo messaggio di amore, di riconciliazione e di perdono.
come il sangue di Cristo sparso per amore ha riconciliato e unito, facendo germogliare la Chiesa, ha detto Francesco, così il sangue dei martiri è il seme dell'unità dei cristiani. Esso ci chiama a spenderci con carità fraterna per la comunione. Molti significativi passi sono stati compiuti, ha ricordato Francesco, menzionando il traguardo storico del 1994 con la firma a Roma della dichiarazione cristologica comune tra Mar d'Inca IV e San Giovanni Paolo II. L'auspicio è dunque stato che la Commissione congiunta per il dialogo teologico tra le due chiese possa aiutare a spianare la strada verso il giorno tanto atteso, quello della comunione ecclesiale pienamente ristabilita, nel quale, ha indicato il Papa, potremo celebrare il sacrificio del Signore allo stesso altare. Nel frattempo, ha constatato, c'è l'opportunità di muovere passi spediti, crescendo nella conoscenza reciproca e testimoniando insieme il Vangelo. L'invito finale è stato a pregare insieme gli uni per gli altri e a rinnovare la memoria comune dell'attività evangelizzatrice che trova le proprie radici nella comunione della Chiesa primitiva, tra cui si originò quella diffusione del Vangelo che agli albori della fede raggiunse Roma e le terre della Mesopotamia, culla di antichissime civiltà, dando alla luce fiorenti comunità cristiane. Questa mattina il Pontefice ha ricevuto i membri del Consiglio di rappresentanza e del personale della Caritas Internationalis al termine della loro riunione istituzionale. Il Papa ha pronunciato un discorso a braccio rispondendo ad alcune domande dei partecipanti all'udienza. Ha ringraziato il Cardinale Antonio Tagle, presidente di Caritas Internationalis, e ha consegnato il discorso previsto dove scrive: «La Chiesa esiste per evangelizzare, ma l'evangelizzazione richiede di adattarsi alle diverse situazioni, tenendo conto della vita familiare e di quella sociale, come anche della vita internazionale, con speciale attenzione alla pace, alla giustizia, allo sviluppo. Le nostre società, scrive Francesco, sono spesso dominate dalla cultura dello scarto, hanno bisogno di superare l'indifferenza e il ripiegamento su se stesse per apprendere l'arte della solidarietà. Le Caritas nazionali non sono delle agenzie sociali, ma organismi ecclesiali che condividono la missione della Chiesa. Francesco, nel testo scritto, ringrazia a nome di tutta la Chiesa per ciò che la Caritas fa per gli ultimi e li incoraggia a proseguire in questa missione che fa sentire la Chiesa vera compagna di viaggio, vicina al cuore e alle speranze degli uomini e delle donne di questo mondo. La povertà, la fame, le malattie e l'oppressione non sono una fatalità e non possono rappresentare situazioni permanenti. Confidando nella forza del Vangelo, si legge nel testo, noi possiamo veramente contribuire a cambiare le cose o almeno a migliorarle. Il Papa esorta ad avere sempre coraggio profetico, a rifiutare tutto ciò che umilia l'uomo e ogni forma di sfruttamento che lo degrada. L'invito è ad essere artigiani di pace e di riconciliazione, a lottare contro la povertà e allo stesso tempo a imparare dai poveri. Lasciatevi ispirare e guidare dalla loro vita semplice ed essenziale, dai loro valori, dal loro senso di solidarietà e condivisione, dalla loro capacità di risollevarsi nelle difficoltà e soprattutto dalla loro esperienza vissuta del Cristo sofferente, Lui che è il solo Signore e Salvatore. Uno strumento per formarsi e rispondere alla sfida educativa dei nostri tempi che deve affrontare molte complessità e la velocità della comunicazione. Per dare un servizio necessario e innovativo è nata AgescForm, una piattaforma di formazione a distanza sull'educazione per tutti i genitori di scuola pubblica paritaria e statale. I temi sono quelli che oltre agli adolescenti interpellano le loro famiglie: sessualità, rete, sballo e carisma educativo. Finanziata dal MIUR grazie ad un bando, la formazione online sarà utile anche a docenti e studenti. Ogni unità didattica si articola in 6 sezioni, ascolto, parole e sguardo, con strumenti che vanno dalle video interviste ai libri al cinema, con analisi, questionari, spazi di esercitazione. Basta entrare nel sito www.agesc.it e registrarsi alla piattaforma. Beh, AgescForm è un bel progetto che il nostro gruppo di lavoro dell'associazione ha
messo in campo per continuare la tradizione dell'AGESC, che è quella di fare formazione con i genitori all'interno delle scuole. Con questo progetto però la modalità usata è un po' diversa dal solito, da quella che abbiamo usato finora. Finora era un rapporto più personale dentro le scuole, a livello di gruppo, di seminari, di incontri. Con questo forum l'AGESC si apre anche a quello che è il rapporto con l'online, e quindi con una formazione più personalizzata, e quindi anche dando possibilità a tutti di accedervi, sia che si sia a casa o sul lavoro o in altre parti della giornata. La proposta vuole mettere i genitori al centro, pur con le difficoltà, a volte il senso di inadeguatezza, ma con la gioia di essere i primi educatori in un processo di crescita che vede la famiglia in prima linea. La formazione online è stata accolta con grande favore dalle associazioni delle famiglie del forum. AGESFORM è uno strumento, una possibilità, una sfida, forse l'esatta termine è sfida. È una sfida che viene offerta a tutti i genitori, non solo quelli di scuola cattolica assolutamente, ma anche di scuola statale, perché a noi sta a cuore come associazione il genitore, proprio come posizione educativa, come adulto educatore che attraverso i suoi e attraverso i propri figli incontra un'esperienza educativa. Per cui AGESFORM è una possibilità molto, come dire, tua, personalizzata, perché ognuno la vivrà secondo e seguendo un certo iter, diciamo, indicato, ma poi sarà molto personalizzata perché prenderà corpo in ogni persona e nelle esperienze che verranno fatte. Osservatore Romano con la data di venerdì 18 novembre. Il denaro deve servire e non governare. Alla Caritas Internationalis e agli imprenditori cattolici il Papa parla di inclusione sociale e solidarietà. Il Pontefice implora la fine delle violenze in Siria e Iraq, dolore innocente. Si conclude la conferenza mondiale sul clima in Marocco, bisogna agire subito. Colpito un ospedale pediatrico ad Aleppo, serie di raid provoca almeno 21 morti, tra cui 5 bambini. Nel dipartimento di Bolivar, uccisi 3 guerriglieri delle FARC.